arriviamo a vedere quelli che sono tutti i tag, quindi tutti gli argomenti utilizzati nel sito Beh, che ne pensi, e si potrebbe, quindi scegliendo l'argomento preferito, Beh, ambiente, abbiamo beccato un momento di lentezza del sito o della rete. Ecco, atterriamo in quella che è la pagina degli autori e, dei sorgenti, diciamo dei siti sorgenti che compongono la sezione Beh, ambiente. Ecco, qui si potrebbe condividere questa pagina, ma non ha molto senso condividerla. Per cui andiamo alla sezione giornale di Beh, ambiente, quindi cliccando su giornale. Ecco, arriviamo alla home page di Beh, ambiente. Quindi Beh, ambiente e Beh, ambiente anche nella URL. Ecco, qui posso, premendo il bottone mi piace, far comparire su Facebook il mi piace solamente, ma se invece voglio condividere questa home, posso scrivere la sezione ambiente di Beh, che ne pensi e pubblicarlo in automatico sul mio profilo Facebook. Se controllo su Facebook, ecco, vedo l'articolo condiviso, la home page con la foto che riassume, insomma, la foto che vedevamo in home page riprodotta anche su Facebook. Ecco, ritornando su Beh, che ne pensi, potremmo anche condividere un articolo in particolare. Ecco, stop al consumo di territorio, Gino Scarsi riceve una citazione per terrorismo ecologico. Questa è la solita pagina che vede quelli che sono stati i promotori di questo articolo, e in questa sezione noi potremmo cliccare su mi piace. Quindi la vicenda di Gino Scarsi che viene citato per terrorismo ecologico, quindi il caso di Gino Scarsi citato per terrorismo ecologico, pubblico sul profilo Facebook. Quindi vado su Facebook per controllare, clicco su profilo, sempre il mio, ed ecco l'articolo di Gino Scarsi che è stato condiviso sul mio profilo Facebook. Questa è una delle modalità, ci si può divertire come si vuole. Ovviamente per segnalare gli argomenti, gli articoli, è sempre bene arrivare in questa pagina. Lo stesso discorso può essere fatto per qualsiasi sezione. Buon lavoro!